7000 caffè, li ho già presi perché... Un caffè, sono... con un po' di humor. Un caffè con humor. Che? Con humor. Non c'è più, è finito. Ci metto due cefernette, uguale. Uguale, caffè corretto? Quale caffè corretto? Quello che ho ordinato lei. Ma io ho chiesto un caffè normale. Caffè normale? Sì, con utopia. Un caffè con utopia. Con chi? Vogliono un po' di utopia, un goccio. Caffè? Non più normale, ma freddo, freddissimo. Un caffè freddo, freddissimo. Ma ne vogliono un altro o lo vogliono freddo? Freddo e corretto. Freddo e corretto? Ma che dice? Bollente e dolcissimo. Bollente e dolcissimo? No, amaro, tanto amaro. No, non lo voglio più. Non lo vuole più? No, signorina, lei adesso si prende tutto. Tutto, silenzio. Questo è corretto, questo è scorretto. Questo è l'humor, questo è l'utopia. Questo è dolce, questo è amaro. Questo è freddo, questo è caldissimo. E questo è offerto dalla ditta. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. Buongiorno Civitavecchia, eccoci qui nuovamente a trascorrere una mattinata insieme, ma soprattutto un nuovo lunedì, una nuova settimana, chissà cosa ci aspetterà. Bene, oggi tanti ospiti giovani, proseguiamo insomma con quello che ha portato avanti e iniziato questa mattina Gloria, ma prima il tanto amato risveglio, forza! Con amor, vai tu per me. Va, che la mia felicità vive solo in realtà. Voglio vivere così. Voglio vivere così. Col sole in fronte. Col sole in fronte. E felice quanto. Beatamente. Voglio vivere così. La fiorita delle piante manifesta questo cuore, sai perché? Voglio vivere così, voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto, canto per te. Così, con il sole in fronte, e felice tanto, beatamente. Voglio vivere con te, la via del monte, perché questo incanto non costa niente. Amore, ci ho lentamente per uscire dal continente, per il freddo dell'amore. Chiamato e che dà un bacione particolare ad Anna Rita, ma nel frattempo, come vi avevo anticipato, tanta gioventù qui oggi a Pausa Caffè. Vabbè, non è una novità, spesso i ragazzi sono ospiti qui da noi, soprattutto all'estate, che è il momento in cui non vanno a scuola, ma loro sono Andrea Morachioli, giusto? Ciao a tutti quanti. E Simone Baldi. Ciao a tutti. Bene, allora dici, come mai questi ragazzi, voglio dire, sono ragazzi proprio, hanno 16 anni? Sì, sì. Giusto, bene. Sono dei giovani youtubers. Allora mi direte, ma chi sono i youtubers? Bene, sono YouTube, lo sapete, è quel canale che potete trovare in internet dove è possibile caricare i video di tutti i generi. Si parte dai video musicali alle stesse puntate di Radio Stella Città, come sapete vanno anche su YouTube. Bene, e loro...
diciamo, hanno aperto un proprio canale che si chiama Modding's Tribe. Correggetemi, eh. No, giusto, hai detto giusto. Bene. Ho detto bene. Giusto, oh. Sì. E però è la cosa curiosa. Decidete di fare un qualcosa che esce fuori un po' dai soliti schemi all'interno di questo canale, ovvero magari uno di solito lo fa per pubblicare le proprie canzoni, o lo fai come noi, lo utilizziamo per lavoro, per pubblicare le repliche delle puntate, o magari per mettere anche dei corti, delle scenette, delle fiction. Voi invece, e correggetemi, fate dei tutorial? Sì. Giusto? Sì, esattamente. Perché adesso i tutorial vanno molto di moda, diciamo, lo troviamo anche su Rai 2, magari le signore che sono all'ascolto seguono Detto Fatto, dove ci sono i tutorial, ovvero le persone esperte che insegnano ad altre a fare qualcosa. E voi insegnate ad utilizzare la nuova tecnologia? Noi, ecco, ci proviamo. naturalmente in un'era in cui la tecnologia è praticamente la base di tutto, magari avere dei giovani ragazzi che possono spiegare in modo semplice dei sì. procedimenti tecnici e magari strappare anche qualche risata, penso sia una buona cosa. Assolutamente, assolutamente. Cercate con la simpatia e l'ironia di insegnare ai meno abbienti, ovvero ai meno capaci, come risolvere dei problemi, perché a volte il cellulare sembra un nemico, no? Sì, appunto per questo noi mixiamo. Sì. La comicità con i nostri video per far sembrare tutto un po' più leggero, e anche quelli meno esperti possono tranquillamente seguire i nostri tutorial, perché appunto noi li riteniamo semplici e allo stesso tempo anche divertenti, cioè almeno noi speriamo che siano divertenti. Vabbè dai, ho visto che di visualizzazioni siete arrivati anche a dei video, quello su come fare i soldini, cioè ovvero come utilizzare i giochi che si trovano all'interno degli smartphone. Correggetemi, magari mi sono informata male, vi ho seguito male, però all'interno degli smartphone è possibile fare quei giochi che permettono di andare avanti o di prendere i soldini che poi ti danno la vita, insomma tutti questi incastri. Beh, abbiamo già una seguace molto attiva. Sì, sì, diciamo che sì, Veramente io non sono sei molto informata, sei molto informata invece. Informata, ma non sono proprio una giocatrice, perdonatemi, non ho il tempo purtroppo. Però vi ho seguito e ho detto complimenti, bravi. E quindi voi lo fate, spiegate in maniera simpatica come sì. fare. Sì, naturalmente noi ci poniamo sempre degli obiettivi, perché è sempre molto utile e di stimolo sì. cercare di raggiungere degli obiettivi che sembrano molto grandi, e appunto per questo ci siamo fissati come mm-hmm. primo obiettivo quello di riuscire a comunicare ai nostri fan e ai nostri ascoltatori sì. del canale anche in live, quindi magari appunto tramite eventi live in giro per l'Italia o tramite i contest dal vivo sì. o anche tramite le fiere. Per arrivare a questo punto, naturalmente, abbiamo bisogno di ottenere prima un altro premio, diciamo, certo. che sarebbe il Silver Player, che si raggiunge solamente quando si ottengono i 100.000 iscritti. I 100.000 iscritti, quindi avete questo obiettivo. Sì, diciamo che l'obiettivo, quello più grande, è quello di raggiungere i 100.000. Comunque si spera e niente, questo è uno degli obiettivi principali, come abbiamo detto. Per adesso ovviamente ci dobbiamo impegnare per il casting, ecco, che appunto si dirà molto probabilmente l'8 agosto. Allora, diciamo, spieghiamo perché questo casting, mi avete anticipato. Allora, loro parteciperanno a un contest, sono quelle gare, quei concorsi che si possono trovare, li avete detto, anche Canori, il formato per esempio X Factor, tutti questi sono dei contest dove ci sono delle gare e poi naturalmente si prosegue, ci sono gli eliminati, bla bla bla, e poi c'è il vincitore. E voi state seguendo invece, partecipando a questo contest online, che è un casting, ovvero alla ricerca dei talenti. Sì. E si chiama, e voi fate questa gara è stata realizzata, organizzata dall'associazione Web Star Challenge, giusto? No, sì, Webstar Channel. Channel. Vabbè, alla fine siamo lì, quindi. L'ho presa male l'informazione, Channel. E quindi qual è l'obiettivo? Che quante più persone possano mettere mi piace su quella che è il vostro canale. Esattamente. Sì. In realtà l'obiettivo di come vincere viene
diciamo, fatto. Cioè, una persona può vincere tramite i mi piace che riceve sul post, sì, pubblicato da Webstars Channel, che riporta la propria iscrizione. Cioè, per esempio, vai, se noi partecipiamo, sì, Webstars Channel pubblicherà un post dove dirà che Modding Stribe si iscrive al casting online, sì, e quindi lascerà alcune informazioni. Per votarci basterà mettere mi piace a quel post. Ah, ok. Quindi è qualcosa di molto semplice. E niente, noi speriamo di ottenere poi molti mi piace. Certo. E quindi niente, ci speriamo, insomma, ci crediamo anche, perché se parte sempre così. Vabbè, è normale, uno ci prova, ma sì, io sì, l'ho detto, avete 16 anni, fate bene, ci provate, non sarà né il primo e spero veramente non sarà neanche l'ultimo, anzi. Ovviamente non pretendiamo la vittoria, insomma, perché è, diciamo, il nostro primo, la nostra prima esperienza, se si parla di concorsi, quindi essendo un canale, diciamo, emergente, ce ne saranno anche tante altre, o almeno spero. Sì. E niente, noi per adesso ci concentriamo sul nostro, su questo casting. E insomma, speriamo la meglio. Allora, che poi, tra parentesi, questo casting partirà fra poco, ricordo l'8 agosto. Quindi sì, dall'8 sì, agosto all'8 settembre. Molto probabilmente sì, avrà inizio l'8 agosto, se non l'8, il 9, insomma, insomma, giorni così. Quindi bisogna stare collegati proprio sulla pagina di questa associazione per poter seguire. Ma c'è un sito, un riferimento dove poter andare? Meglio sì, ancora, se invece di seguire la pagina di Webstars Channel, gli ascoltatori o chi è interessato, sì, segue la nostra pagina che si chiama Modding Stribe Channel, okay, in cui noi lasceremo tutte le news relative al nostro canale ed inoltre informeremo tutti coloro che hanno cliccato mi piace dell'uscita di questo post. Bravo, bravo, giusto. Quindi si devono collegare su YouTube, fondamentalmente andare a cercare Modding Stribe. Esattamente. Giusto. E io già l'ho visto, compare proprio l'elenco con tutti quelli che sono i video. E bisogna iscriversi al vostro canale. Quello è importante, il numero di iscritti. Certamente. Che si chiamano followers in termini un pochino più attuali, diciamo. Però quanti maggiori sono gli iscritti al vostro canale, maggiori sono le possibilità anche di, certo, farvi conoscere, di ottenere, sì, le informazioni, volendo, sì, si possono ottenere anche sui nostri profili Facebook. Ho visto che tutti i giorni siamo a pubblicare, quindi anzi anche stamattina ho appunto messo il video che annunciamo la nostra intervista. Bravo. E niente, quindi se andate anche sui nostri profili Facebook troverete molte, ma molte news. Bene. Che appunto trattano di noi. Ci fermiamo qualche istante che c'è la pub, c'è il giornale radio, andiamo a scoprire cosa accade a livello nazionale, ma rimanete qui sintonizzati su Radio Stella Città perché altre domande farò a questi giovani ragazzi. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rub our backs into the sky. But now we caught against the tide, those distant days all flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side. Stop for a minute and see where you
each other. Lonely water, lonely water, won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Nuovamente in diretta. Bene, per quelli che si sono sintonizzati in questo momento, pausa caffè, Silvia Tamagnini, ma abbiamo qui come ospite due giovani youtubers. Stiamo parlando di Andrea Moracchioli e Simone Baldi. Loro parteciperanno a un contest Webstar Channel. Ma per incuriosirvi maggiormente, quello che voglio chiedere a loro è proprio di improvvisare in questo momento in diretta, dai, ce la potete fare, ovvero far capire quello che possono andare, quello che andranno a trovare i nostri ascoltatori se andranno a cercare il vostro canale, che è Modding's Tribe. Ecco, già ci squillano. E quanto le chiamano in diretta? Siete pronti? Sì, sì, pronti, pronti. Non so chi può essere, è troppo forte perché oggi non abbiamo il filtro. Pronto, siete in diretta a Radio Stella Città, questa è Pausa Caffè, con chi parlo? Si sono vergognati. Benissimo. Li abbiamo spaventati. Sì. Capito, due ragazze di 16 anni che mettono paura a qualcuno che chiama. Mitici e grandi. Dunque, dicevo, vorrei, insomma, vi faccio questa richiesta, che improvvisaste, insomma, cercate di trasmettere quello che voi realizzate attraverso la videocamera e poi mettete, postate su YouTube. Non lo so, so che allora quello che ha raggiunto maggior numero di visualizzazioni di video è quello che riguardava l'applicazione di un gioco? Sì, sì. Come giocare ai giochi della PSP su Android. Bene. È un'idea che appunto nasce perché la maggior parte delle persone magari non hanno vissuto, sì, quest'era della PlayStation Portable e magari avevano appunto questa PSP danneggiata e non potevano più giocarci. Un dramma. Noi, naturalmente, cioè, per un videogiocatore è assolutamente un dramma. Mamma mia. Quindi noi ci siamo immedesimati in questo videogiocatore disperato e abbiamo scelto appunto questa tematica per poter dare una seconda occasione a tutti coloro che erano disperati perché non potevano più giocare ai loro giochi. Guarda che è un problema, eh. Sì, ma poi noi... Se ti si rompe la PSP, soprattutto voi maschietti, cioè entrati, sì, in crisi. Per noi nerd videogiocatori è un grande problema, ma noi ci basiamo su tante cose. Ad esempio, la prima cosa da fare è, che ne so, trovare intanto un tutorial, no? Sì. Noi pensiamo a cosa si possa fare, insomma, e pensiamo, mazza che figata, però così possiamo stupire una marea di persone, possiamo, sì, stupire. Quindi la cosa importante è anche lo stupire. Beh, certo, è e la cosa che a noi, diciamo, ci fa piacere è che voi ci domandate, insomma, se si può fare una guida a vostro piacimento. Mm-hmm. Perché in molti oggi ci fanno un sacco di domande su come fare. Sì. Ad esempio, i nostri nonni, no? Però, appunto, sono loro i protagonisti, i nonni, sono come i protagonisti, sempre i migliori. Che oltre a domandare se abbiamo fame o vogliamo qualcosa da mangiare, ci chiedono anche delle cose molto tecniche. Ad esempio, regaliamo un telefono al nostro nonno, no? E non lo sa, diciamo, non sa come scaricare musica. Magari a volte non sanno neanche comporre i numeri o non sanno. Appunto. Mi è partita la chiamata sola, certo. Sì, sul telefono è rotto. Sui smartphone moderni che sono tutti touchscreen, probabilmente non ci si trovano proprio. Sì, sì. È vero, è vero. E niente, noi quindi
anche ma noi abbiamo, diciamo, tutte le fasce d'età che ci fanno le domande, quindi se avete un problema non esitate a domandare, noi faremo una guida anche su quella, anche sulla cosa più semplice. Bravo, quindi ragazzi abbiamo risolto i problemi con i cellulari ma anche con i computer, date qualche dritta. Sì, con i computer sì. Ma dai, ma guarda che secondo me potete avere un successo, se dovete puntare magari promuovendola alla grande, infatti siete qui apposta. Sì. Dicendo, lo sai quante persone si ritrovano lì con questo cellulare o con il computer? Proprio il computer per loro è un nemico impressionante. Sì, 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 sì. È una forza oscura che si accende. Mi ricordo che un'esperienza lavorativa mia, lavoravo con delle persone grandi, mi dicevano la stampante stampa da sola, è partita. E io facevo sì, ci sono i fantasmi. Perché purtroppo a volte non si rendono conto che il computer è fatto in un modo logico, che funziona con il nostro cervello, proprio adatto a quello che è il nostro cervello, funziona con la logica. Quindi di illogico non esiste niente all'interno né di un PC né di un cellulare. Certo, a volte il cellulare si impalla. No, ma poi naturalmente noi cerchiamo di differenziarci dagli altri che trattano la tematica della tecnologia, quindi magari ci sono canali che parlano solo di telefoni, altri che parlano solamente di PC. Noi in realtà vogliamo proprio trattare il mondo tecnologico a 360 gradi. Bravi. Quindi riuscire a dare una mano a tutti quanti coloro che vedranno i nostri video su i vari terminali che esistono. La cosa poi bella appunto di noi due, sì? Non mi sto vantando, appunto voglio un po' parlare è che appunto lui ha detto che siamo un canale a 360 gradi. E questo, sì, è un qualcosa di importante, perché come appunto ha detto, ci sono vari canali che trattano di tecnologia, ma in modo molto tecnologico. Insomma, escono fuori dei paroloni, no? Tipo, questi sono due termini molto semplici, come software o hardware, insomma. Sì. Però, ecco, noi ci teniamo anche a spiegare le parole che noi diciamo, perché comunque sono dei termini che una volta che si sanno, sì, potrete poi ascoltare queste parole e voi potete dire, ma guarda, so anche che vuol dire, quindi sono già preparato. E, appunto, il 360 gradi è una cosa molto buona, perché il nostro obiettivo principale, sì, è la tecnologia mixata alla comicità. Perché, guarda, io ho visto anche video di 23 minuti di guida, mamma con mia, tutti i termini tecnologici, e uno appena vede 23 minuti si spaventa subito, ragazzi. Ma già dopo 2 minuti dormi. Ma già dopo 2 minuti ti metti lì, ma che sta soprattutto se parlano con termini tecnici. Sì. Questa, quindi uno apre il video, si aspetta di vedere un linguaggio normale, in realtà si vede questi che parlano e sì, non capisce assolutamente niente, fa no, mi sa che ho sbagliato, sì, ho sbagliato, sì, video, sì. La maggior parte comunque funziona così. Lo sai che noi abbiamo pensato, no? Sì, non solo di portare la tecnologia, perché noi diciamo che siamo un po' tutto fare. Mm-hmm. Quindi forse più in là, quando avremo un numero di iscritti comunque buono, certo, un numero di visualizzazione, vorremmo poi chiedere ai nostri, diciamo, followers, ai nostri iscritti, se appunto si aspettano un qualcos'altro da noi, se vogliono che facciamo anche altri video. Sembrerà strano, ma noi vogliamo presentare anche altre tematiche, non solo la tecnologia. Questo si parla in futuro, per adesso il nostro obiettivo principale è la tecnologia. Mm-hmm. Ma molto probabilmente aspettatevi anche video di cucina. Di cucina? Ma voi due all'opera? Perché no? Mi fa sempre piacere imparare qualcosa. Grandi chef. Vi dico una cosa, se parlate di cucina voglio esserci assolutamente. Io sono perché una golosa, no? E come lo sanno i miei ascoltatori, portate da mangiare, io assaggio tutto. Ci dobbiamo fermare qualche istante, sì, con la pubblicità. Rimanete qui, My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen.
intrattengo, mentre ci sono le canzoni io chiacchiero sia con Andrea che con Simone. Un confronto di generazioni, fighissimo, bello. Mi piaceva soprattutto la questione, ovvero la motivazione per cui voi avete iniziato a fare questi video, perché non la condividete? Molto bella soprattutto ascoltare queste parole da dei ragazzi che hanno 16 anni, che tutte le volte sentiamo dire i giovani di oggi, i ragazzi di oggi, poi io testimonio, li porto qui in radio, ve l'ho detto, non siete i primi ragazzi che vengono qua ospiti, sicuramente l'estate, perché non andando a scuola avete più tempo a disposizione e potete venire qui. Speriamo neanche gli problemi. Ultimi, insomma. No, ma spero anche che verrete nuovamente qui a trovarmi a Radio Stella Città, anche con delle ottime notizie. Però spiegate il motivo per cui avete deciso, anche uno dei motivi, di intraprendere questa strada. Allora, sembrerà un po' strano. Allora, io diciamo che ormai da 2 anni e mezzo, 3 che mi è nata questa passione per la tecnologia. Allora, io ho tante passioni. Uh-huh. Diciamo che sono un po' anche tuttofare. Va bene. Però quella della tecnologia è stata per me un qualcosa di sensazionale. Allora ho pensato, ma se io so fare queste cose, insomma, no, perché non poterle condividere con le persone, insomma, spiegare appunto come fare determinate cose? Allora lì mi è venuto in mente, all'inizio avevo, diciamo, una mail associata appunto al mio canale YouTube, perché all'inizio il canale l'avevo creato io, ma per seguire solamente gli altri YouTuber. Ho fatto 2 video senza montaggio. Sì. Senza montaggio video, quindi un qualcosa di preparato con l'iPod, vi dico, ragazzi, con l'iPod 5, quindi mamma mia. Neanche okay. Dico una telecamera. Poi ho pensato, ma io conosco Andrea, no? Il mio grande amico Andrea, che anche lui è molto interessato alla tematica della tecnologia. Allora ho deciso e appunto ho fatto la domanda a Andrea, ma perché non condividi il canale insieme a me? Sarebbe un qualcosa di fantastico, insomma. Certo. Ma anche senza una telecamera, anche se comunque vogliamo farlo senza... cioè vogliamo riprendere con un iPod, per noi va bene, perché comunque Andrea... Ragazzi, sappiate, Andrea è il mio socio, compare, migliore amico da tantissimo tempo. Tantissimo, siccome è da tanto tempo che ci siete, quindi è da tantissimo. Dall'antichità proprio, da lontano mille. E niente, quindi... sono vecchia, mamma mia, dite! No, vabbè, mo... alla fine ho pensato, ma anche senza telecamera, ma sai che me frega, videocamera, scusate, ma che me frega, insomma, io ti voglio tanto bene, andremo via con me nel canale, che lo condividiamo. Però per fortuna Andrea mi ha detto, guarda, io ho una videocamera, quindi ho fatto perfetto. Vabbè, proprio sei caduto a pennello. Apposta, ho fatto Andrea, guarda, a me... Io poi, ecco, ci tengo sempre a ripetere che Andrea, come amico, a me bastava pure un cellulare dei 30 anni fa per riprendere, guarda. No, non esisteva, 30 anni fa il cellulare non c'era. Fondamentalmente, ecco, quello che ci spinge sempre a fare nuovi video è la voglia di... riuscire a dare dei consigli su il giusto utilizzo dei terminali, che possono essere il computer, un tablet o un telefono, a tutte le fasce d'età, quindi dalla persona anziana che magari non si trova con la tecnologia odierna, è la più simpatica, a il bambino di 6-7 anni che magari non conosce la funzionalità del suo terminale e quindi può andare a fare delle azioni che poi possono portare delle sanzioni o delle situazioni di rischio. Certo. E quindi noi vogliamo evitare questa sanzione per i bambini e appunto nei nostri video cerchiamo di dare nel modo più semplice possibile delle indicazioni su il corretto utilizzo dei propri terminali. Certo. Anche per fare operazioni magari molto complesse. Perfetto, quindi è un modo che voi avete per trasmettere conoscenza, ma nello stesso tempo educare gli altri all'utilizzo corretto, certo, di questa strumentazione. Sì. Comunque questo è stato il nostro inizio, e appunto il primo video che ho fatto in collaborazione con Andrea è stato quello di Wooming. Racconta un po' ai nostri amici, Andrea, Wooming, il successo che ha avuto, Wooming. Che cosa tratta. Veniva Wooming, sì. In un momento molto particolare, nel momento in cui... magari le persone venivano disturbate dalle chiamate anonime. Ora, chiunque adesso saprà fare uno scherzo telefonico tramite anonimo, quindi sconosciuto. E noi, siccome eravamo stati... Vittime, sì, per quel periodo, ecco, di queste chiamate anonime... Questa era stata qualche scherzetti ragazza... Scherzetti innocui, ma scherzi innocui, ci siamo documentati e abbiamo prodotto un video dove
facciamo vedere come è possibile scoprire i numeri di telefono di coloro che chiamano con il numero anonimo. Senti, secondo me lo dovete pubblicizzare di più, perché basta che comincia a scoprirsi in giro come si fanno a sgamare, scusate la caduta di stile, chi è che ti chiama con l'anonimo, e secondo me potrete superare le 100.000 visualizzazioni. Ma è un qualcosa di carino, perché una volta pubblicato quel video, dopo una settimana, tutte le persone, anche in giro così, parlavano di questo, parlavano, e soprattutto ci chiedevano a noi, perché forse qualcosa non avevano capito, e noi stavamo lì, insomma, spieghiamo le cose, come sempre. E è stato un video, diciamo, interessante, anche perché ci stanno quelle persone che ti chiamano e ti rompono, insomma, sono assillanti, tu scopri il numero e tacchete. Già alla risposta di chi è Tottanaro, insomma. Naturalmente. So chi sei. Naturalmente poi le cose si evolvono. Infatti adesso è possibile anche mandare messaggi con lo sconosciuto, e noi naturalmente faremo un video su come scoprire i messaggi inviati agli sconosciuti. Però io ho da capire, ma perché mandate le telefonate anonime, i messaggini sconosciuti? Ma che senso ha? Guarda, io sono pro agli scherzetti innocui. Certo. Da parte degli amici, ma sono contro gli scherzi comunque pesanti. E ce ne sono. E che si ripetono, che portano anche a rischi, purtroppo. Insomma. Certo, certo. E quindi conoscere queste cose fa sempre bene, diciamo. Anche se Wooming adesso si è aggiornato, è diventato un servizio un po' più, diciamo che invece di prima funzionava così, tu non pagavi per scoprire la chiamata anonima. Adesso non è che si paga, ma se non la vuoi scoprire, se la vuoi scoprire subito, paghi. Oppure aspetti 48 ore e ti arriva la notifica di chi ti ha chiamato. Comunque prima o poi ti arriva. Lì dipende dall'urgenza e dalla serietà della situazione. Certo, sì. Ma grazie a questi video che abbiamo fatto man mano, e fortunatamente abbiamo beccato, ecco, il momento giusto nel pubblicarli, siamo arrivati a vedere, data 25 luglio, alla Scaglia, il centro commerciale, delle persone che dopo la nostra presentazione live del video ci hanno fermato per chiederci foto, abbracci, ed era una sensazione veramente spettacolare, unica. Noi non ce l'aspettavamo, perché non siamo così tanto conosciuti da aspettarci una cosa del genere. E in realtà anche il semplice "bravi, continuate così" che ci hanno detto dopo molte persone lì alla Scaglia, noi siamo stati fomentati. Bellissimo. Bravi, continuate così. Bene, bene. Allora, ragazzi, purtroppo il tempo a disposizione è terminato. È sempre un piacere, cioè veramente un piacere scoprire dei giovani talenti. Il tempo vola quando ci si diverte. È vero, questo è vero. Vabbè, non vi preoccupate, io sono sicura, prima che rinizia la scuola, perché io faccio il programma la mattina, sarò molto lieta di ospitarvi nuovamente. Allora, io voglio sicuramente sottolineare questo. Loro sono Andrea Morachioli, Simone Baldi. Loro molto l'8 agosto, salvo sì, praticamente l'8 agosto quasi molto sicuramente. Agosto, sì. Quasi sicuramente si apriranno, no, si aprirà questo contest che è stato organizzato dall'associazione Web Star Channel, e è possibile votarli. Quindi li avete un pochino conosciuti voi che siete all'ascolto, sono dei ragazzi in gamba con tante idee, hanno voglia di fare e soprattutto con una bellissima iniziativa. Sì. E quindi basta mettere un mi piace per poterli votare su questa pagina, oppure iscriversi al loro canale, che è Modding Tribe, che naturalmente vi aggiorneranno e vi terranno informati appena si apriranno le iscrizioni. Sì. Per chi vuole rimanere sempre aggiornato, come abbiamo detto precedentemente, su quello che avviene sul nostro canale o sull'uscita appunto di questo post, può seguirci sulla nostra pagina Facebook ufficiale, che appunto si chiama Modding Tribe Channel. E colgo anche l'attimo per ringraziare. Vai. Allora, prima di tutto Radio Stella Città che ci ha, ecco, consentito l'intervista. E anche tutti i nostri iscritti, tutti quelli che ci seguono. Ragazzi, siete fantastici, perché ci state facendo raggiungere dei traguardi immensi. E niente, ragazzi, grazie. E un bacione a tutti quanti, vi vogliamo bene. Stavolta non stiamo facendo un video, quindi non posso dire lasciate un like, commentate e condividete. Però ecco, comunque, si ringraziano anche tutti coloro che magari non sono iscritti al nostro canale, perché non hanno un canale Google, un email, certo, Google Plus. Però ci scrivono su Facebook, quando ci incontrano in giro cercano di caricarci. Ringraziamo anche loro, perché è proprio questo il supporto che ci serve per continuare ad andare avanti e per
offrire sempre prodotti migliori. Certo, grazie anche ad Andrea Muneroni che ci ha offerto la location fantastica, che vedrete poi dei video prossimamente lì a Villa Pantano. Quindi è una location molto molto bella. Certo, certo. E grazie ai nostri principali, diciamo, sostenitori, quelli che ci aiutano anche con lo spam. E lo spam è un qualcosa di costruttivo, non è illegale, insomma. Nel divulgare i nostri contenuti, ecco. Diciamola quindi, così. Ringraziamo chi ci aiuta anche con questo, quindi ringrazio anche Giada Pallassini, mia madre, Emanuela Ciliberti, la mamma è sempre la mamma. La mamma è sempre la Le nostre famiglie fantastiche sono state le nostre. Ringraziamo le nostre famiglie, insomma. Ringraziamo anche Ryan De Frenza, che è un'altra persona che ci aiuta molto nel divulgare i nostri contenuti. E noi. E grazie cerchiamo, alle radio, cerchiamo, sì, grazie a Radio Stracittà e alle varie radio che ci hanno accolto e che ci ospiteranno. Certo. Ma noi penso che termineremo come nei nostri video. Vai. Noi vi lasciamo un abbraccio grande, un saluto a tutti e un bacione. È un bacione, adesso non posso dire però condividete con tutti, anche con la vostra nonna. Quindi, quindi vi possiamo semplicemente dire. Verrà pubblicata? Verrà pubblicata su Spreaker, sulla pagina Facebook di Radio Stella Città, su YouTube. Quindi l'intervista può essere. Allora lasciate un like, condividete e commentate qui sotto. E un bacione. Buona giornata a tutti. Buona giornata, belli. Grandi, grandi. Back seat.
energia e divertimento 100%. Radio Stella Città. Seconda parte di Pausa Caffè, altri giovani, altre news, altri talenti emergenti. Bene, mi hanno raggiunto qui nel frattempo gli organizzatori di Play Music Stop Violence, ormai li conoscete naturalmente, sto parlando di Matteo Ceccacci e Giorgio De Paolis. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Ecco, a te non ti si sente, Matteo, devi parlare un po' più. Ecco, ti sente. Buongiorno, sì. E buona settimana a te, sì, e a tutti gli ascoltatori. Bene, ragazzi, so che è stato un vero e proprio successo giovedì scorso alla Marina, in tanti hanno partecipato, ma proprio tanti, proprio persone che si sono fermati ad ascoltare quella che era la vostra rappresentazione. Questo perché forse avete scelto anche dei bravissimi artisti, avete selezionato a persone in gamba all'interno di quello che è il vostro contest, e infatti voglio lasciare a voi la parola per presentare soprattutto quella che è stata la vincitrice di questa seconda edizione, perché è la seconda edizione, la seconda edizione di Play Music. Vai Giorgio, allora, lascio la parola a te. Questa grandissima cantante che è qua ospite con noi, che è Rosalba di Gangi, che si è classificata prima con il brano che è un inedito, Libera, che tratta giusto della violenza sulle donne, quindi proprio va a toccare quelli che erano i temi che noi volevamo contrastare proprio con la musica che diventa un mezzo d'espressione. E un'altra cosa che tenevo molto a dire è che praticamente le persone, cioè quello che sono rimasto colpito è la gente che c'era a vedere, certo, la seconda edizione, che era veramente tanta, tutte le sedie occupate, non come l'altro anno che, devo dire la verità, ho invitato mia nonna, mia madre, poche persone. Vabbè, veramente, giustamente la prima sono rimasto colpito, perché quello poi che è il bello secondo me è che il concerto, questa edizione, ha lasciato anche un messaggio, quello appunto che la musica dà spazio ai giovani, sì, che di solito i giovani sono appunto giovani idioti, lasciati un po' da parte, invece no, sono diventati protagonisti, e questo proprio lo testimonia Rosalba con il suo brano, giusto Matteo? Tu cosa ne pensi? Sì, quindi Rosalba, quindi oggi ospite qui, in cui faccio i complimenti. Ma infatti non l'avete neanche detto buongiorno Rosalba. Buongiorno Rosalba. Buongiorno a voi. Lei stava qui che aspettava e dice ora lo diranno, e invece è qui con noi, è qui non con so, noi. Allora, sono bravissimi organizzatori, però poco cavalieri, Rosalba. Dai, gioco. E quindi ancora gli faccio ancora i complimenti a te, e come seconda edizione appunto siamo stati molto orgogliosi, poi si tende sempre anno dopo anno sempre a fare meglio, e quest'anno è uscito fuori un bellissimo concerto e siamo stati soddisfatti dal punto di vista del pubblico, ma anche dai complimenti, ricevendoli in primis già dal service, per poi arrivare insomma al pubblico a fine serata, che si è conclusa con la pioggia, ma per fortuna si è conclusa a fine serata e non mentre Bravo. I cantanti si esibivano. E ecco appunto, quindi sono un po' assente l'amministrazione comunale, per carità, ma non vado contro, perché io personalmente li stimo insomma, però ecco, doveva venire Matteo Manutta, poi per serissimi problemi non è venuto, si capisce anche perché il giorno prima hanno fatto il consiglio, hanno fatto l'alba, quindi la sera credo la che sera, sia proprio crollato, sì, esatto. Immagino insomma che poteva venire, però insomma ecco, poi c'è stato vicino, quindi appunto ancora lo ringrazio. C'è stata Romina, la conduttrice, insomma, che gli è piaciuto moltissimo, e a quello che noi gli abbiamo fatto anche un piccolo regalo, sia per la partecipazione che è stata accanto per appunto presentare il nostro concerto, ma poi perché era anche il suo compleanno, quindi sì. Poi il giorno del suo compleanno venire a presentare è stato qualcosa di niente straordinario, cioè che teneva a Giovani per la Pace, al concerto stesso e alla comunità. Carinissimo. Poi insomma abbiamo avuto tantissimi ospiti, abbiamo avuto la band, insomma, che ne approfitto per salutarla, insomma Lorenzo Sisti, Alessandro Viola, Noce Lessini e Zero Tipo Parcurio, che il giorno dopo poi dovevano suonare anche a Tolfa. Non ho avuto l'occasione di andarci per insomma per vederli, ma so che sono stati bravissimi, sono andati alla grande e sono veramente ragazzi in gamba, e quindi sono stati bravissimi, e hanno fatto due canzoni di apertura e due di chiusura. E poi insomma tutti gli ospiti li voglio ringraziare, e Rosalba che ha vinto, poi seconda abbiamo avuto Melissa Dana con la canzone di Sergio Cammariere e la cover, per poi arrivare a Martina Fuschini, che è stata una cosa l'ultimo, perché tipo alle 5, alle 17 mi aveva chiamato, ancora sono aperte le iscrizioni, ho fatto ancora no, già eravamo chiuse, però poi è venuta, insomma ha portato la pennetta, ha scaricato al service, ha cantato e è arrivata pure terza, ha vinto anche un premio, quindi tutta l'ultimo. Sì, doveva partecipare e doveva anche vincere, è stata veramente una bella edizione tutto allora. Sommato.
spazio alla musica, io propongo insomma di ascoltare Libera, giusto? Sì, Libera. Hai detto bene? Bene, così almeno poi dopo parleremo un pochino di questa canzone, assolutamente, ma anche di te, Rosalba, visto che loro sono un pochino più birbanti, ci penso io. Tu già nella follia, e allora alzati.
Live, eccoci nuovamente in diretta. Questa è Pausa Caffè, Silvia Tamagnini, in studio Matteo Ceccacci, Giorgio De Paolis e Rosalba Gangi. Rosalba, io ho visto che i maschietti ogni tanto si vergognano, non lo so che cosa gli passa, ora che faccia che fa Giorgio, sta dormendo, ancora a sonno. Io invece volevo parlare con te, innanzitutto farti i complimenti, bellissima voce. Grazie. Bellissima canzone. Bellissimi testi, si sente insomma che hai uno spessore e c'è stato tanto lavoro e c'è il lavoro dietro, insomma presumo che è da tanto tempo che studi musica. Sì, ho iniziato a farlo seriamente da 9 anni. Sì, 9 anni. Si sente, guarda, ti dico veramente. Una cosa che mi incuriosisce è quanti sono le... ovvero Play Music Stop Violence comunque è un palcoscenico che ha permesso a tanti giovani ragazzi di potersi fare pubblicità, di farsi conoscere, ma anche un modo per esprimersi, perché non sempre credo sia facile trovare dei palchi che sì, perché è difficile anche essendo anche a Civitavecchia, sì, è molto difficile poter cantare in giro per i locali, ecco. Infatti noi giovani puntiamo sempre a un concorso, puntiamo a qualcuno che ci faccia fare le serate per far ascoltare la nostra musica. È ed è quello che manca qui a Civitavecchia. Lo so, purtroppo. Infatti i palchi di questo genere, poi soprattutto alla Marina, dove nelle sere d'estate insomma si racchiudono e si raggruppano tante persone, sì. È un'occasione unica. È una cosa bellissima vedere tante persone che vengono ad ascoltare te. Bello, infatti è immagino un'emozione enorme, perché è quello per cui dici io canto perché c'è gente che mi ascolta e spero che capisca anche quello che voglio esprimere io verso le mie emozioni o quello che insomma ci circonda nel mondo. Assolutamente. Tu quindi sei proprio di Civitavecchia, giustamente? No, guarda, no. Io abito a Civitavecchia, però sono milanese. Da Milano a Civitavecchia, beh, una bella botta, eh? Sì, sì. C'è una differenza, insomma, dalla capitale d'Italia europea passiamo a Civitavecchia, piccolo borgo, piccola cittadina di provincia che ha tutti i difetti della provincia, purtroppo, sì. Lo possiamo dire assolutamente. E quindi prima ti è mai capitato di esibirti qua a Civitavecchia? Magari io non lo sono mai. Sì, ho partecipato a varie cose qua a Civitavecchia. Mm-hmm. Però più che altro erano serate, perché mi ricordo che ho fatto la Notte Bianca, sì. Qualche anno fa, nel 2009 ho sì. Fatto la Notte Bianca qui a Civitavecchia e ho cantato al corso, al corso Centocelle. Poi ho fatto, pure ho cantato all'Expo 2 anni fa. Sì, sì. L'anno scorso invece assolutamente niente, a parte ha fatto la prima edizione del Play Music. Poi e poi basta, diciamo, niente, non è che ci sono qua state occasioni. Invece ti capita, ma è possibile, ho sentito che parlavi anche di Sanremo, qualcosa del sì, genere. Sì, a Sanremo, mi ripresento a Sanremo quest'anno. Dai, brava. E preparerò un nuovo brano scritto da me. Certo. E qualcuno che mi arrangia bene anche questo brano, appunto. Beh, Sanremo comunque sia un trampolino di lancio, un po' è un bel trampolino, però sì. È difficile. Sì. Però guarda, bisogna sempre provare, bisogna Bravo. Sempre andare avanti, bisogna sempre lottare per ciò che uno vuole. Verissimo, verissimo. Bisogna sempre puntare in alto. Sempre se anche, scusa se lo dico, sì. Avendo le doti giuste. No, logico, naturalmente, devi avere a disposizione qualche capacità, altrimenti è inutile che sì, si sì. Prova. Però no, fai bene, assolutamente, io ti do l'in bocca al lupo. Crepi. Tentale intuitiva, è un settore, lo sentiamo in continuazione. Quello della musica, vediamo tanti talent in televisione, ne parlavo anche questa mattina, c'è X Factor, The Voice of Italy, non è facile, amici, sì, giustamente, anche amici, purtroppo è quella situazione in cui dici mi devo trovare al posto giusto al momento giusto. Sì. È la vita, questa è un po' capita nel tuo settore, ma come anche in altri in qualsiasi ambiti, altri ambiti capiti sì, che ti devi trovare in quel momento, e questa è la bellissima
bellezza e anche a volte la tragicità della vita stessa, assolutamente. Mm-hmm. Voi fate bene, tu fai bene a provarci, e mi fa piacere insomma che tu hai trovato un palco quest'estate che ti ha permesso insomma di esibirti e di fare ascoltare e farmi conoscere e farti conoscere, perché magari a volte anche io che giro nel mondo, nel panorama musicale soprattutto dei ragazzi, mm-hmm. naturalmente non riesco a tenerli sotto controllo tutti, no, è vero, perché magari siete in tanti, quindi sapere che ci sono belle voci come la tua è sempre fa piacere ed anche motivo di orgoglio, perché comunque sei di Civitavecchia. Giorgio, che vuoi dire, che mi guardi? Vedo che hai un pensiero in mente, vai. Volevo dire che anche se non me ne intendo molto di musica, comunque la canzone di Rosalba è orecchiabile, quindi è perfetta, la vedo molto bene per Sanremo. Lei mi ha detto poi che la conosco già da tanto a Rosalba e la stimo, e mi ha raccontato che già aveva provato a entrare a Sanremo, quindi Sanremo, frequenta sì. una scuola di musica, non è la prima che capita, ecco, una persona che dietro c'è, come hai detto tu prima, Silvia, ha un lavoro basato proprio sulla musica, studia canto, studia solfeggio, quindi è sicuramente un'artista molto preparata, e siamo stati io e Matteo onorati di averla ospite al concerto. Bravi, bravi. E poi con la giuria composta da Massimo Magnano, il coordinatore della comunità di Sant'Egidio di Civitavecchia, la professoressa artista Valeria Musarella e Miccia, cantante rap, poi l'hanno decretata come vincitrice, non a caso, ecco, una persona molto preparata. Quindi, giustamente, una canzone orecchiabile e che porta proprio i temi che il concerto poi voleva valorizzare. È bello il messaggio, io l'ho ascoltata, il messaggio che trasmette. Quindi sei una cantautrice, ti posso. Sì. Quindi una merce rarissima in Italia. Sì, molto rara. No, lo devo dire, perché non sono tanti gli artisti che sono cantautori, e secondo me dobbiamo cercare di appoggiarli, sollevarli, nel senso sostenerli, perché insomma, i cantautori sono quelli che hanno fatto la storia della musica italiana, quelli bravi, quelli che purtroppo non ce ne sono più tanti come prima, e adesso se ne vedono sempre di meno. Sì, siamo sempre di meno. Siete sempre di meno, magari? Perché, guarda, io penso una cosa, perché adesso sì, la musica è varia, ok? Però il cantautore esprime se stesso, cioè dà più se stesso in quello che canta, perché è scritto proprio dall'artista, e quando lo canta prova davvero quelle emozioni, perché sono emozioni vere. Invece un cantante che è tipo un edito, sì. Ok, ci sta l'autore, gli scrive il testo, tieni, certo. Questo è il testo che devi fare. Eh certo, invece okay. L'emozione non è dell'artista, l'emozione è dell'autore che gli fa scrivere e che gli fa cantare le sue emozioni. Certo. E quindi l'artista deve riuscire a immergersi nelle emozioni dell'autore. Certo. Capito? Deve trasmettere attraverso la sua voce le emozioni dell'autore. Però non sono emozioni che ti appartengono. Ecco. Invece nel momento in cui sei cantautore, tu canti le tue emozioni. Sì. E quindi è completamente differente. Ma infatti a volte c'è anche il grande De André, ragazzi, che non c'è più, parliamo di, insomma, di un artista che ha fatto la storia della musica. A volte sembrava anche basta che parlasse invece di cantare. Però quello che diceva era un messaggio. Grande De André, sì. Che trasmetteva di tutto, cioè era intriso proprio di valori, sensazioni e sentimenti. Io veramente ti auguro, io sono contenta, insomma, grazie a loro io li sosterrò sempre. Play Music Stop Violence è veramente un appuntamento che andrebbe consolidato negli anni, perché è uno spazio dato ai ragazzi, proprio ai giovani, ma soprattutto è fatto da ragazzi che hanno 18 anni, l'anno scorso sì. avevano 17 sì, anni. Sì, anzi vorrei ringraziare proprio Giorgio e Matteo, perché sono stati molto bravi a portare su questo concorso e hanno tanta forza questi Grazie ragazzi. Grazie a te, Rosalba. Infatti vanno sostenuti sempre, comunque. Infatti fatto sta che quest'anno, quando abbiamo fatto la seconda edizione, l'abbiamo subito richiamata, forse è stata una delle prime, Rosalba, perché già l'altro anno non aveva vinto ma aveva sempre portato una bellissima canzone.
po' quello che ho detto poc'anzi, insomma, quindi rivela quello che sei, quindi oltre che una bravissima persona, grazie, dal carattere Matteo, bello, ma anche e soprattutto che, no, quello che sei, forse una cantatrice, quindi noi ti auguriamo che sia un inizio importante per te, ma non perché Play Music lo paragoniamo a Sanremo, ma forse che a Civitavecchia è l'unico che può dare, ecco, spazio, nella stessa città, per poi arrivare, insomma, a quello che poi ti potrà capitare nel futuro. E che serve il sostegno? Se vuoi arrivare a Sanremo, serve il sostegno dei tuoi concittadini. È questo. Vero. Quindi, verissimo. E i tuoi concittadini quindi devono conoscerti. È attraverso questi eventi che le persone possono sapere che c'è Rosalba che canta queste canzoni bellissime. Grazie. Io ti faccio veramente in bocca al lupo. Crepi. Ti aspettiamo in teoria il prossimo anno, Play Music Stop Violence, terza edizione. E ci sarà lei sul palco. Quindi ti rivedremo. Sì, sicuramente. Se ti dico che preferisci fare la giurata o ricantare, che mi dici? Entrambe. Entrambe, ha ragione, è ospite, perché lei sarà ospite in quanto vincitrice, da quello che ho imparato, quindi farà sia da giuria che da la canzone, come Miccia quest'anno ha proposto sui tuoi il brano vincitore o un nuovo brano. Io mi auguro, insomma, che Rosalba anche tu proporrai il brano vincitore e il brano nuovo. E il brano nuovo, che incrociamo le dita, veramente. In bocca al lupo, Crepi. Grazie ragazzi. Grazie. Ciao, lo sapete, Silvia. Quando volete siete qui. E Pausa Caffè vi dà appuntamento come sempre a domani mattina. Ciao.